Durazzo, 29 novembre del 58 a.C. Cicerone scrive ancora una lettera alla moglie Terenzia. È in esilio da Roma per volere dei populares, in particolare di Clodio e di Cesare. Scripsi brevi ea quae puto te ex meis litteris velle cognoscere. Scripsi ho scritto in breve, brevi, ea quae quel che puto ritengo tu voglia te velle cognoscere, conoscere ex meis litteris dalle mie lettere, cioè nelle lettere che ti ho scritto in precedenza sono stato troppo stringato, brevi. Noli me reprendere, Tullia, non mi rimproverare, Tullia. Laboras ut tuto sim, ti preoccupi, fai in modo che io sia al sicuro, tuto, at etiam inimici volunt me in tantis miseris vivere. Ma i miei stessi nemici, at etiam inimici, volunt vogliono me in tantis miseris vivere, che io viva in così grande miseria. Ego tamen feci que mi preceperas, e tuttavia tamen feci, ho fatto, que mi preceperas, quello che mi avevi consigliato. Egi gratias amicis quos voluisti. Ho ringraziato, egi gratias, gli amici, amicis, letteralmente ho reso grazie agli amici, che tu hai voluto, quos voluisti, cioè gli amici che tu mi hai indicato. Cicerone accenna qui a quegli esponenti degli optimates che gli avevano consigliato di allontanarsi volontariamente da Roma quando Clodio, il 12 marzo del 58, presentò il suo primo plebiscito sulla legge De Capite Civis Romani, ossia la legge che stabiliva la pena dell'esilio per chi avesse deliberato una condanna a morte senza concedere la provocatio ad populum.